Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di capelli, nello specifico di capelli ricci. E visto che il mio ultimo video in cui vi ho parlato di capelli ricci vi è piaciuto moltissimo, ho deciso di farne un altro. E questa volta parlerò più nello specifico della mia hair care routine. Ho deciso di acquistare alcuni nuovi prodotti per capelli zero waste oppure plastic free e di mostrarvi quindi i miei preferiti, quelli con cui mi trovo meglio e un po' parlarvi della routine che sto facendo ultimamente per i miei capelli ricci. Inizierei subito dalla maschera. Come sapete io cerco di idratare moltissimo i capelli. Uno dei segreti per avere un capello riccio definito è quello di tenerli sempre sempre idratati. Quindi ogni volta prima che faccio lo shampoo, se non tutte le volte, almeno una volta a settimana, cerco di fare una maschera idratante per i capelli. E nel mio scorso video in cui vi ho parlato di alcuni trucchi per ricci perfetti definiti, vi ho parlato di una maschera al miele che facevo regolarmente, in cui mischiavo miele, olio d'oliva e olio di avocado, con cui mi trovavo benissimo, veramente un'ottima maschera. Andate a vedere quel video se non la conoscete. Ma come vi ho anticipato in quel video, ero venuta a conoscenza di una maschera all'aloe vera che è perfetta per i capelli ricci, soprattutto per un riccio libero dall'effetto crespo. E l'aloe vera è un ottimo ingrediente anche per la cute. Ultimamente sto facendo quindi una maschera all'aloe vera in cui mischio appunto aloe vera, che meglio se sia 100% pura, oppure addirittura gel di aloe vera preso direttamente dalla foglia. Solo che so che magari non è possibile per tutti, e quindi io utilizzo in realtà un gel di aloe vera che è al 98% puro. Questa è l'unica soluzione che ho trovato che sia plastic free, questo gel di questo brand, che è confezionato in una bottiglia in vetro di color scuro, marrone scuro, che permette anche di mantenere tutte le proprietà dell'aloe vera invariate. Ovviamente il dispenser è in plastica, però io sicuramente riutilizzerò questa bottiglia, quindi non ci sarà nessunissimo spreco di plastica. Praticamente quello che faccio è mettere in una ciotola un pochino del gel di aloe vera insieme a dell'olio d'oliva, che io come sapete adoro per i miei capelli, ma potete utilizzare anche qualsiasi altro olio, e alcune gocce di olio essenziale di lavanda e di limone. Dopo la maschera, che lascio in posa per almeno mezz'ora, ma più tempo la lasciate meglio è, passo subito allo shampoo. Vi parlo un po' di alcuni shampoo solidi che ho provato ultimamente. Il primo è questo shampoo solido di Lamazuna. Lamazuna è una marca famosissima che realizza prodotti per la cura del corpo completamente zero waste, e da loro io ho acquistato anche i miei dischetti struccanti che adoro, li amo da impazzire, quindi quelli ve li consiglio assolutamente, della marca Lamazuna. Mentre lo shampoo solido l'ho provato da un po' di tempo, quindi lo sto testando, l'ho acquistato un sacco di tempo fa, quindi dura tantissimo, questo è il lato positivo. Però non mi trovo al 100% bene, non mi fa tantissima schiuma, non sento proprio un potere lavante, non mi sento di consigliarvelo al 100%, almeno questo, magari gli altri sono migliori, fatemi sapere. E quindi ho deciso di provare altre marche. La marca più conosciuta nell'ambito di shampoo solidi è Lush, quindi ho deciso di acquistare anch'io uno shampoo solido Lush, e ho deciso di acquistare questo che ho comprato da poco proprio per testare per questo video dei nuovi prodotti che mi soddisfacessero per darvi dei consigli migliori. Questo qui è il Godiva, che ha un ottimo potere idratante, quindi è perfetto per i capelli ricci, molto adatto. Mi trovo veramente bene perché questo qui, sfregandolo tra le mani, fa un sacco di schiuma, quindi lava tantissimo, mi trovo proprio bene. Comunque ricordatevi anche per i capelli ricci, uno dei consigli che vi ho dato nello scorso video è di non lavare tutte le lunghezze, ma concentrarvi soltanto sulla cute, in modo da non seccare troppo sotto, anche se comunque questo shampoo è molto idratante. Passiamo al balsamo, una nota dolente perché non avevo ancora trovato un balsamo che sia zero waste, che mi soddisfacesse. Come vi ho detto, la marca più conosciuta per quanto riguarda shampoo e balsami solidi è Lush, quindi mi sono affidata a loro anche per il balsamo, e già da un po' di tempo ho testato questo balsamo. In realtà loro non ne hanno tantissimi, ne hanno forse tre tipologie. Io ho acquistato quello bianco, che è quello adatto per capelli ricci oppure che comunque richiedono tanta idratazione, quindi capelli secchi. Ho adorato il profumo di questo balsamo, però purtroppo non mi trovo proprio bene con questo balsamo nello specifico solido, ma penso che un pochino tutti i balsami solidi non siano così idratanti come una crema, quindi cercavo un'alternativa e finalmente l'ho trovata. E si tratta di questo balsamo, che non è zero waste ma è plastic free, perché è confezionato in un packaging in metallo, ovviamente tranne per quanto riguarda l'erogatore, ma io penso di riutilizzare questi dispenser per qualcos'altro, magari qualche prodotto per pulire fatto da me, insomma li riutilizzerò sicuramente. E questo qui è un prodotto 3 in 1, che quindi è sia un balsamo che un prodotto styling che una maschera, quindi potete tenerlo per diverso tempo e risciacquarlo, oppure potete addirittura usarlo come styling perfetto. Non l'ho ancora provato così, in realtà l'avevo acquistato con questo scopo di utilizzarlo
utilizzarlo sia come balsamo che come styling, ma poi ho trovato un altro prodotto di styling di cui vi parlerò tra pochissimo, e quindi questo per ora l'ho utilizzato solo come balsamo e mi trovo veramente bene. Il profumo non è tra i miei preferiti, devo ammetterlo, però è ingredienti al 95% naturali, ovviamente senza solfati, senza tutti quegli ingredienti dannosi, soprattutto per i capelli ricci perché li seccano molto, senza alcol. E la marca, non vi ho detto ancora la marca, è Paradox, che è una marca irlandese. Io ho fatto un sacco di ricerche per trovare dei prodotti che siano zero waste per capelli ricci, mi sono imbattuta in questa marca e voglio provare assolutamente tutti gli altri prodotti che hanno, perché ne hanno veramente tanti, tutti quanti zero waste. Andate a dargli un'occhiata, io vi lascio il link nell'info box. Adesso passiamo allo styling. Come vi ho detto, anche il prodotto che vi ho appena fatto vedere si può utilizzare come styling e vi farò sapere come mi trovo quando lo utilizzerò. Ma ho trovato un altro prodotto di styling che non sapevo assolutamente esistesse, un prodotto di styling solido, e ovviamente l'ho acquistato da Lush che ha tutti i prodotti solidi possibili e immaginabili. Questo styling solido per capelli ricci si chiama Queen Bee, mi pare. È fatto con miele o con cera d'api addirittura, insomma c'è del miele dentro negli ingredienti, quindi non è 100% vegano. Questo prodotto è pazzesco perché è super idratante, lo sentite subito. Infatti la prima volta che l'ho utilizzato ho fatto l'errore di utilizzarne veramente tanto, praticamente basta staccare un pezzo, lo passate tra le mani e diventa liquido, diventa una crema. Lo utilizzate come un normale styling, però ho staccato un pezzo un pochino troppo grande, quindi i capelli sono risultati un po' appesantiti, super definiti, super morbidi ma appesantiti. A me non piace l'effetto troppo appiccicato, però questo styling fa un po' questo effetto. Infatti è molto adatto anche per chi ha i capelli ricci afro, quindi dei ricci super secchi, super crespi. È molto adatto per questo genere di ricci. Io ho un riccio che è abbastanza definito di suo, è soltanto un pochino più problematico davanti, quindi cercherò d'ora in avanti di dosare un pochino di più. L'ho riutilizzato utilizzando un pochino meno anche oggi e l'effetto è questo. Mi piace molto, in realtà non è come il mio styling preferito che ha purtroppo un packaging in plastica, ma è comunque un buon compromesso, mi piace e cercherò di utilizzarne poco alla volta per non avere l'effetto. Magari poi a voi piace un effetto un pochino più bagnato, più super definito e più bagnato, quindi se invece siete come me vi consiglio quindi di utilizzarne veramente veramente poco e basta assolutamente per definire tutto quanto e per idratare. E niente, questo video finisce qui, questa è un po' la mia routine quotidiana che sto facendo ultimamente, zero waste. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia aiutato a trovare, a scoprire nuovi prodotti. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!